Cicomascolo alle As News. A questo punto abbiamo pochi minuti per fare il punto, ma facciamolo lo stesso, insomma, anche in virtù dell'ampia premessa che ho fatto poco fa. Allora, la situazione, partiamo dalla questione Brexit e dall'argomento di cui parlavo poco fa, e cioè la corsa da parte dei grandi store a rifornirsi perché temono veramente il peggio, temono che gli inglesi possano riversarsi in pochi giorni insomma, a svuotare tutti gli scaffali di ogni negozio alimentare. E quindi c'è una paralisi da questo punto di vista che è stato documentato e che continua, Giuseppe? Sì, è la stessa situazione che si era creata un po' verso il primo lockdown intorno a marzo-aprile, quando appunto i negozi sono stati presi d'assalto. Gli acquisti online, intendo proprio nei negozi alimentari, perché molta gente, come noi d'altronde in Inghilterra, facciamo la spesa quasi per tutta la settimana online, e le spese online sono state praticamente bloccate, quindi di fatto annullate. Nei centri commerciali, nei negozi, hanno finalmente ripreso a mettere entrate a scaglioni. I beni che mancano più di tutti sono quelli di prima necessità, ma soprattutto sembra carta igienica, sapone, insomma, roba per l'igiene personale, sono quelli che davvero mancano più di tutti negli scaffali dei negozi. Ripeto, è la stessa identica situazione che si era creata nel primo lockdown, intendo la mancanza di questo tipo di prodotti. Ed è una cosa assurda perché secondo me potevano quantomeno agire in maniera più tempestiva, non dico dal punto di vista politico, ma proprio dal punto di vista dei retailer, magari intervenire prima su questa tipologia di prodotti, sapendo che appunto era quella più presa di mira dai consumatori. Chiara la situazione che si era già vista effettivamente, però diciamo che noi eravamo stati abituati a vedere la gente che si appunto che cerca prodotti e che magari di cui c'è carenza e non ne trova. Invece qui abbiamo assistito proprio all'operazione inversa, insomma, cioè i tir bloccati che stanno trasportando prodotti per il consumo e che comunque vanno a invadere e a congestionare appunto le strade inglesi di Londra e non soltanto. C'è però un altro aspetto da tenere presente per quanto riguarda la situazione del Regno Unito, e cioè questo nuovo Covid, questa variante, insomma, inglese, e che di fatto ha spaventato i mercati oggi in maniera piuttosto importante, e anche, insomma, un po' anche tutti gli altri paesi che hanno bloccato i voli da e per il Regno Unito. Abbiamo anche assistito a vari vox populi da parte dei passeggeri rientrati dalla Gran Bretagna, che sostanzialmente hanno detto: beh, sì, per fortuna siamo riusciti a prendere l'ultimo aereo. C'è da dire che la gestione, riferisco quanto riportato da questi passeggeri, la situazione e la gestione del contagio, al di là del nuovo o del vecchio Covid, è sempre stata molto. Io ho sentito questa espressione superficiale, io non so se sei d'accordo, dato che comunque tu segui con Alias News da vicino ogni aspetto, insomma, di quello che sta accadendo, insomma, in Gran Bretagna a livello di contagio del Covid nuovo e del Covid vecchio, per semplificare. Superficiale è stata la risposta della popolazione, a mio avviso. Come dicevo anche nell'altra volta che abbiamo fatto il collegamento inizio dicembre, c'è proprio un problema, secondo me, culturale di fondo, di un pressappochismo nella cura delle piccole cose, come ad esempio la mascherina. Io ricordo fui uno dei primi a indossare la mascherina nell'area in cui vivo e praticamente la gente quasi mi rideva dietro perché proprio non riuscivano a concepire, a capire la gravità della situazione. Io, avendo ovviamente la famiglia in Italia, avevo già metabolizzato qual era il rischio legato al coronavirus e alla facilità della trasmissione. Invece, Chiaro. ripeto, all'inizio c'era anche la fascia d'età, quella più vulnerabile degli anziani, che quasi ridevano quando parlavano del coronavirus, ed era una cosa che parlarne poi tra italiani ti lascia sbigottito perché dici, cioè, noi abbiamo vissuto in prima persona in Italia la gravità della situazione della prima ondata, poi anche della seconda, e loro invece non la stanno prendendo sul serio. Quindi io credo che superficiale sia proprio il termine adatto, ma ripeto, oltre che dal punto di vista politico, con interventi tardivi, con quella scellerata conferenza stampa di Johnson in cui disse preparatevi a perdere i vostri cari.
Ricordiamo, sì. Problema culturale dal punto di vista della popolazione, quindi è proprio l'inglese medio che non conosce bene, a mio avviso, la gravità della situazione. Non lo so se l'hanno sottovalutata per diversi aspetti, per una questione di cultura, ma insomma, il pressappochismo è palese, lapalissiano. Molto chiaro, Giuseppe, nella tua analisi, nel tuo racconto, insomma, di come si sta in qualche modo sviluppando appunto la battaglia, se vogliamo chiamarla così, insomma, nel Regno Unito per quanto riguarda la gestione, una battaglia fatta evidentemente con non le armi adeguate, in particolare appunto da quella che dovrebbe essere a livello culturale. Giuseppe, io ti ringrazio per questo breve ma sicuramente efficace intervento per fare il punto su, lo leggete nel titolo, UK. Il Regno Unito stritolato fra Brexit e nuovo ceppo. Buon lavoro Giuseppe e se non ci risentiamo, buon Natale anche a te. Buon Natale anche a te e a tutti gli amici delle fonti.